raccontare non a chi l'ha conosciuta è bacinista. Un sorriso aperto e accogliente, uno sguardo dolce che non sapeva cosa fosse il rancore. Tante tavole imbandite per condividere i tuoi sapori meravigliosi che hanno per tutti noi il sapore dell'infanzia. Spiegare invece chi fossi a chi non ti ha conosciuta forse è più difficile. Hai conosciuto la povertà e la fame, hai partorito sei figli, hai lasciato la tua terra per il lavoro del nonno alla Montecatini e per venire qui ai 100 alloggi in Corea. Amavi la musica, pur non avendo potuto studiarla da piccola, e il ballo. Oh, a sera amata per il ballo, ero amata per il ballo. Per noi nipoti sei stata radici e albero, come quelle piante e quei fiori che hai tanto amato. Radici in una terra che abbiamo conosciuto con te e nonno Paolo, in interminabili estati e lunghi raccolti, sempre uguali. Raccolti che a me spesso sembravano favole, voi che da bambini portavate le pecore ai campi, ma anche di nottate passate a ballare dopo un faticoso lavoro. Sei per noi radici di modi di fare e di valori che ci accompagneranno sempre. Ci hai insegnato l'umiltà nel suo significato più profondo, la dignità che si trova nel lavoro e soprattutto il fatto che la generosità e l'accoglienza non hanno bisogno di tante parole. Noi chi ha bisogno lo aiutiamo, dicevi sempre, che dove mangiamo in due si mangia in tre. Sei stata albero, chioma per tutti noi, perché casa tua è sempre stata piena di persone, fino all'ultimo. E non solo perché hai 5 figli, 9 nipoti e 8 pronipoti, e solo noi si fa il nostro gran bel rumore. Ma perché stare con te mette allegria sempre, e le persone avevano voglia di passare il loro tempo insieme a te. Sei stata un essere gentile e forte allo stesso tempo, apparentemente docile, in realtà capo branco e collante di questa famiglia multicolore che hai creato. Grazie di tutto, cara nonna. In qualche modo le tue solide radici continueranno ad esistere nella nostra famiglia e i germogli che daremo continueranno ad avere il sapore delle tue parole e dei tuoi insegnamenti. Non siamo sicuri che riusciranno ad avere perfino il sapore delle tue piadine, ma ci impegneremo a fare del nostro meglio anche con quelle. E come diresti tu per chiudere, a Mark Mandel dei Fetti Bread and Detto da Corner. Volevamo ringraziare in questa occasione tutto il personale sanitario, le persone dell'ADI e tutti i medici che veramente si